abbastanza noto, diciamo, si chiama Festival di Sanremo. Però le cose sono andate diversamente, motivo per cui mi sono ritrovato per sbaglio in Honduras. Però sai com'è, è stata una bellissima esperienza, anche abbastanza leggera. Come? Come? Ok. Però sai, Sanremo è sempre Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Ok. Cioè, allora, cioè, il mio produttore in studio fa sempre così. Tipo, quando c'è qualcosa che non va, dice: uè, bella quella roba lì, bella, non farla mai più. E quindi mi è venuto in mente il caro Luca. E quindi dicevo, però, un Sanremo noi l'abbiamo fatto e l'abbiamo anche vinto. Con una canzone. Adesso io mi siedo, la faccio da seduto come all'epoca. Tranne per una volta, dopo la vittoria, l'ho fatta in piedi. Adesso facciamo finta di stare alla prima serata di Sanremo e io stavo seduto più o meno così. Con la coda! E la musica faceva, avevo la coda. Vabbè, ce l'avevo tirati indietro i capelli, quindi è come se ci fosse una coda. Tutti ricci, boccoli, musica senza barba. Pensa, adesso più lunga la barba di... Freddo perché noi
mare, a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo, 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 come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo poi tanto freddo perché noi coperti sotto il mare, a far l'amore. Ma come si chiama? Abbiamo parlato di Sanremo. Sanremo è anche il festival, ovviamente, della canzone italiana, quella più conosciuta in tutto il mondo, è resa celebre da